tornare a quello che diceva Buccini prima, no? Cioè, perché insomma, adesso naturalmente il PD è all'opposizione, quindi si scaglia evidentemente contro l'azione di questa maggioranza, però dice bene Buccini quando sottolinea che insomma, il Partito Democratico di fatto ha sottovalutato una serie di situazioni nel paese, le periferie, no? Per riferirci al discorso di prima, e di fatto ha aperto la strada poi non solo dice bene, certo tipo di atteggiamento, no? Nei confronti di queste tematiche. Non solo dice bene, ma credo che il PD abbia creato questa situazione, intanto perché il decreto Minniti apre la strada a quello che sta facendo Salvini oggi, poi Salvini è un po' più bravo forse con Facebook o a fare i comunicati stampa, ma i primi a fare gli accordi con la Libia sono stati i ministri, il ministro dell'interno del PD. Quindi iniziamo a chiarire questo. Veramente era stato Berlusconi. Se vogliamo prenderci questo, c'è una lunga catena di meriti a fare campi di concentramento, quindi chiunque voglia prenderselo si metta in fila. Detto questo, il problema Minniti non ha fatto i campi di concentramento con la Libia. Io credo che in generale gli accordi con l'Africa vadano fatti e vanno fatti ancora di più. Naturalmente questo non significa che se poi arrivano nel Mar Mediterraneo vanno fatti affogare. Tra l'altro era Renzi che diceva aiutiamoli a casa loro, quindi... Ma bisogna aiutarli. Sono d'accordo. Fate finire Viola Carofalo, vai. Ho sentito un prete congolese, quando c'è stata la morte di quella ragazza che è stata bruciata viva a San Ferdinando, che è partito dallo schiavismo. Quindi il tema, diciamo, dell'Africa è un tema all'ordine del giorno. Che va affrontato questo senza pregiudizi. Questo non significa che poi arrivano, diciamo, degli immigrati e tu non accogli chiudi porti. Siamo passati dall'aiutiamoli a casa loro, ammazziamoli a casa loro. Esatto. Vai, fate finire la Carofalo, per favore, vai. Il problema delle periferie esiste ed è il problema della povertà in questo paese, che non riguarda solo gli italiani, riguarda anche gli stranieri, riguarda tutti. C'è un dato: che le periferie siano abbandonate e che l'accoglienza straordinaria, per come è configurata, fa sì che negli stessi luoghi, io posso fare l'esempio della mia città, di Napoli, tanti centri d'accoglienza straordinaria, che per me sono un abominio, perché l'accoglienza non ha niente di straordinario, c'è una regolarità rispetto all'accoglienza e va gestita come qualcosa di regolare e non di straordinario. Se ne devono occupare il comune, le istituzioni di prossimità, non c'è niente di straordinario, non se ne devono occupare le prefetture. Questo non è un dato secondario, perché significa che nelle stesse periferie dove ci sono gli italiani poveri, ci sono i migranti messi in delle condizioni di degrado. E in quelle periferie abbandonate noi consentiamo che poi si vada a fare propaganda, buttando fumo negli occhi per quanto mi riguarda. È la ragione per cui... mi permetto di dire questo, io penso che l'unico intervento possibile per chi vuole invertire la tendenza, anche del senso comune, perché anche di questo stiamo parlando, e noi lo facciamo come potere al popolo, è andarci nelle periferie, andare a fare gli sportelli legali, andare a fare la distribuzione dei pasti, andare a creare delle reti di mutualismo. Questo è un intervento serio. Chi ha impoverito la gente, e certamente gli italiani non sono stati impoveriti soltanto da questi due mesi di governo, ma è un problema che viene da molto prima, evidentemente ha una responsabilità, che è una responsabilità che riguarda anche quest'ondata di odio e di razzismo che viene cavalcato perché le condizioni materiali effettivamente sono disastrose, perché effettivamente il precariato ci sta, perché effettivamente la gente non arriva a fine mese. Questo è un dato di fatto e le responsabilità non sono di Salvini e di Di Maio, vengono da molto prima, e questo credo che sia inconfutabile. Chi c'è andato? Devi provare. L'impressione è che per Salvini, per la Lega, sia più importante parlarne di queste cose che farlo. Perché Conte ha preso un sonoro pernacchio la settimana scorsa, ma perché non ci possiamo dire questa cosa? Dublino all'unanimità, non verrà mai cancellato o modificato il trattato di Dublino, perché ci vuole l'unanimità. Allora, diciamo le cose come stanno, hanno preso un grandissimo pernacchio, non è... chiaramente la responsabilità dell'accoglienza è europea, su questo non ci piove, ma che quello sia stato un nulla di fatto è un dato, un nulla di fatto che tra l'altro è costato il fatto che poi ho capito che questo non ci interessa, però si sono tenuti in ostaggio delle persone in mare per fare questo braccio di ferro inutile e poi poter fare i tweet, perché questa è la sostanza. La mia impressione è che la questione, e anche noi che ci affanniamo a parlarne, sia rimossa. La signora di Procida che va alla guardia medica a Procida e deve pagare o fa la fila, perché sono questi, no, i discorsi che sentiamo, in qualche modo in quella storia non c'è un elemento, e cioè il fatto che i servizi
la scuola, la sanità, sono stati tolti a tutti i poveri, a tutti quanti quelli che sono sfruttati, non agli italiani o agli stranieri. E certamente, quando io sono andata al Cardarelli di Napoli la scorsa settimana, se c'era la fila davanti a me al pronto soccorso, non era per gli immigrati, è perché ci sono stati tagli alla sanità. Mi rendo conto che questa cosa, non so, può sembrare molto strana da dire in un momento in cui noi abbiamo deciso che la colpa è degli immigrati, punto e basta. Però, a conti fatti, forse il problema è un pochino più complesso di così. Poi, se vogliamo continuare a dire che il problema sono gli immigrati, ci fa gioco, ci discutiamo fra di noi e vediamo chi è più buono e chi è più cattivo. Aggiungo altro, anche, mi permetto di dire, brevissima, che sì, devo un flash, sono anche un po' stanca di una rappresentazione per cui chi dice che l'accoglienza va fatta in maniera trasparente, va fatta col sistema SPRAR, non va fatta con la straordinarietà, è un idealista radical chic, perché chi dice questo vuole togliere i soldi prima di tutto alle organizzazioni criminali che territori come il mio lo affamano e lo distruggono. Bravo. Questo è il motivo di chi dice questo. Non è che si tratta di essere lettori di Rolling Stones o di fare gli appelli degli intellettuali, che personalmente penso servono a molto poco. Si tratta di voler togliere soldi alle organizzazioni criminali italiane, non degli stranieri. Daniele Viola Garofalo, questo decreto, come dire, va incontro, fa arrabbiare gli imprenditori da una parte, almeno una parte degli imprenditori, ma i precari? Ma allora, diciamo questo, c'è una premessa necessaria: fare peggio del PD e del Jobs Act era impossibile, quindi è evidente che questo decreto qualcosina fa molto poco. A me sembra un po' anche qui un'operazione di propaganda. Faccio un esempio su tutti. Si parla tanto, no, della questione dei contratti a tempo determinato, del fatto che è stato ridotto la possibilità di rinnovo. Ma di fatto la gran parte dei contratti a tempo determinato sono a 12 mesi. Quindi sono tutti contratti, parlo del 78%, non parlo di una maggioranza risicata. Quindi di fatto questo decreto non li va a toccare. La mia impressione è che questo decreto sia un po' un'operazione del Movimento 5 Stelle per provare a smarcarsi dalla Lega e a trovare uno spazio, ma nei fatti a sinistra, ma nei fatti non cambia nulla. L'unica cosa che, ed è una cosa che mi preoccupa molto, mi sembra che strizzi molto l'occhio all'evasione, perché è un decreto che, dando pochissimo, quasi niente, tutte cose aggirabili a favore dei precari, dà invece moltissimo a favore di chi, penso allo split payment, penso al far saltare il redditometro, eccetera, di fatto fa perdere strumenti di controllo e incentiva l'evasione. L'evasione è è qualcosa di negativo e di brutto, non perché uno è di sinistra, perché lo dico io, ma perché se non si pagano le tasse, la spesa sociale verrà contratta ancora di più, i servizi ci saranno ancora di meno e non si potrà continuare a dire che è colpa degli immigrati. Penso che su questi sono gli interventi veri, quelli sull'evasione. Tutto il resto, quelli sulla precarietà, mi sembrano un po' fumo negli occhi, mi sembrano cose molto 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 lievi. È certo che però è meritorio aver rimesso al centro questo tema, come aver rimesso al centro il tema, tanto per dire, della gig economy, no? Si è parlato tanto dei fattorini Deliveroo, di Foodora, è meritorio averlo rimesso al centro, perché francamente è assurdo che un fenomeno che non esiste da 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, ma da moltissimi anni nelle varie forme, non sia stato mai analizzato e non si è mai detto che questi lavoratori sono lavoratori subordinati. Quello che mi preoccupa è che anche qui c'è stato un passo avanti da parte di Di Maio su questo. Immediatamente, appena l'amministratore delegato di Foodora dice: ah, ma attenzione, se ci fate cambiare i contratti nella forma giusta, cioè riconoscendo il lavoro subordinato dei fattorini, noi ce ne andiamo via dall'Italia, immediatamente c'è stata una marcia indietro. Quindi mi sembra confermata l'idea che ci sia molta propaganda, molta poca sostanza. Voglio sentire il PD, come replica, diciamo.